un giudizio su questa esperienza di incontro tra il mondo della grande arte e il mondo della scuola. Beh, io sono veramente emozionata di fronte a questa platea che veramente è come un prato pieno di fiori. Questi ragazzi è la platea più bella che potessi sperare di avere. Finora ho fatto tante mostre, ma parlare ai ragazzi è per me molto molto gratificante. Anche per lei perciò un'esperienza nuova, diciamo. Sì, assolutamente nuova e estremamente biotica. Ci dica qualcosa sulle opere che sono esposte per questa occasione. Allora, in questa occasione la mostra è intitolata Theatrum Mundi, il teatro del mondo, e ci sono qui presenti 18 costumi teatrali, cinematografici, tratti da opere letterarie, e poi ci sono 8 teatrini e 2 installazioni. E quindi tutti questi costumi che noi vediamo non sono soltanto abiti, sono dei ruoli, sono dei caratteri, sono delle aspirazioni. Da Vervagna aggiunge oggi per il mondo della scuola, della cultura in generale, dell'arte naturalmente, un bel segnale. Sì, un bellissimo segnale, un segnale anche di speranza. Guardare avanti e guardare alla bellezza vuol dire costruirsi un futuro e rendere il mondo migliore. E questo ambiente è aperto a tutta la città. Abbiamo il patrocinio del Comune di Vervagna e la mostra rimane aperta per 2 pomeriggi a settimana, anche con la guida dei nostri ragazzi, a tutti i visitatori, fino a fine di giugno. E perciò è un segnale anche di grande e stretta collaborazione con la comunità locale. Scuole Arte Unite qui a Vermagna, un segnale da diffondere ovunque. Assolutamente sì, speriamo che sia un esempio per tante altre. Mi risulta che sia anche la prima volta che una scuola apre le sue porte all'arte in modo così massiccio e così incisivo e con un artista di significato così profondo.